Ed eccolo qui, è arrivato il 2017. Che cosa ci riserva? Lo scopriamo tra poco in panchina. Pronti a scoprire che cosa ci riserva questo 2017 insieme alla nostra astrologa di fiducia che è Francesca Barbato. Ciao, ciao. Francesca, grazie per essere ritornata. Ciao, e grazie visto che vorrai illuminarci il nostro 2017. Vediamo cosa succederà in questo 2017. Beh, il 2017 è sicuramente un anno dai grandi cambiamenti astrologici. Infatti Saturno dopo 2 anni e mezzo finalmente finisce il suo percorso nel segno del Sagittario, entrerà nel segno del Capricorno. E ugualmente anche avremo uno spostamento anche di Giove che entrerà nel segno dello Scorpione e il nodo lunare del Leone che entrerà anche lui nel Leone il 9 maggio, quindi ci saranno tantissimi cambiamenti proprio per tutti i segni, nessun segno zodiacale sarà colpito negativamente, anzi questa è una buona notizia, cambiamenti, ma positivi, quindi tendenzialmente positivi. Beh, positivi ovviamente se uno metterà volontà che ci siano dei miglioramenti, perché i pianeti danno l'input per fare qualcosa di buono, però poi deve esserci la volontà di ognuno di noi, ovviamente. Dobbiamo saperlo raccogliere, ma adesso andiamo a vedere insieme a Francesca che cosa succederà segno per segno. Allora, incominciamo col segno dell'Ariete. L'Ariete avrà un anno importante, soprattutto per ciò che riguarda le collaborazioni, il lavoro, le nuove opportunità di crescita. Soprattutto per tutto ciò che concerne anche la parte economica e finanziaria. Dal punto di vista invece sentimentale io vi direi state attenti, l'Ariete è un segno diciamo un po' mascalzone tra virgolette che cerca il flirt, ecco quest'anno dovrete stare attenti perché Mercurio vi metterà a disposizione un numero di flirt impensabile, quindi cercate insomma se volete preservare le vostre storie di non coglierli totalmente. Il segno invece del Toro sarà un segno che sarà colpito positivamente sia da Plutone, nel segno del Capricorno, che è un segno diciamo di terra come il Toro, sia dallo stesso Saturno che il 20 dicembre entrerà in Capricorno. Quindi benissimo le situazioni lavorative, grandi cambiamenti, possibilità di fare salti di qualità importanti, possibilità soprattutto di tagliare i rami secchi del passato lavorativi e iniziare un'attività nuova. Dal punto di vista sentimentale il Toro è un po' freddo e anche quest'anno rimarrà un po' freddino, nel senso che ci saranno storie che andranno avanti bene, però senza tanto pathos, perché è proprio un po' una caratteristica del segno, quello di mettere sempre al primo posto il lavoro piuttosto che la famiglia. Ma questo non vuol dire che ci saranno anzi, cioè, situazioni negative dal punto di vista sentimentale, diciamo una calma, che va sempre bene comunque. Il segno invece dei Gemelli dovrà ancora, diciamo, lottare in quest'anno, nel senso che quando si ha Saturno in una situazione positiva come, cioè negativa, scusate, come è stato in questi anni, sicuramente c'è la possibilità di avere dei colpi di coda, delle situazioni difficili, delle opposizioni, però tutto questo passerà sia col passaggio di Saturno, ma soprattutto quando il nodo lunare entrerà nel segno del Leone. Quando succederà questo ci sarà un miglioramento dal punto di vista sentimentale totale, quindi possibili matrimoni, figli, convivenze, flirt improvvisi che diventeranno vere e proprie passioni e flirt importanti. Dal punto di vista lavorativo invece ci saranno miglioramenti però verso la fine dell'anno. Il segno del Cancro invece dovrà un po' fare i conti col passato, nel senso che il Cancro riuscirà quest'anno a porre delle basi solidissime, importanti, però dovrete cercare di far tutto questo prima del 20 dicembre. Quando ci sarà il passaggio di Saturno nel segno del Capricorno, quindi in opposizione con coloro che sono nati sotto il segno del Cancro, succederà che tutto ciò che noi nel passato non abbiamo risolto ci viene riproposto con gli interessi. Quindi cercate di risolvere tutto dal punto di vista sentimentale, familiare, economico, perché se riuscirete a far questo prima della fine dell'anno, quello che andrete a raccogliere diciamo nei prossimi anni sarà soltanto di positivo. Se invece terrete le distanze dal vostro passato e non vi guarderete dentro, può essere che poi dovrete fare i conti in futuro.
Invece il segno del leone si trova finalmente in una posizione, diciamo, più favorevole, finalmente, perché sono io nel segno del leone, quindi abbiamo avuto anni di Saturno contro, anni con Saturno in Sagittario che però andava in moto retrogrado, quindi ci dava un po' e ci toglieva tanto. Adesso Saturno si sposterà in posizione neutrale e quindi noi potremo effettivamente raccogliere ciò che abbiamo seminato in questi anni. Poi il nodo lunare in leone porterà cose positive, soprattutto sentimentali, quindi anche qua matrimoni, gravidanze, la possibilità di riuscire a capire meglio noi stessi. Il nodo lunare è ciò che ci mette in contatto con il nostro karma, quindi il leone dal maggio in poi riuscirà a sciogliere quelli che vengono chiamati nodi karmici e quindi riuscirà a sconfiggere anche quelle che sono le sue paure, le cose che deve affrontare, le situazioni che deve affrontare. E poi finiamo per adesso col segno della Vergine. Per me il segno della Vergine è il segno migliore di questo 2017, nel senso che la Vergine avrà dalla sua parte ricchezza, possibilità di avere nuovi guadagni, nuovi lavori, quindi bene per chi studia perché supererà gli esami, finirà dei percorsi anche magari universitari, bene per chi cerca lavoro perché troverà il lavoro che effettivamente fa per lui e bene anche per chi magari scommette in borsa, insomma per i guadagni. C'è proprio un miglioramento totale. Dal punto di vista sentimentale invece c'è calma, ma che comunque la calma è quella che dà la possibilità, diciamo, di andare avanti serenamente. Quindi io vedo una Vergine molto positiva in tutto l'anno, ma soprattutto dalla fine, gli ultimi, diciamo, 6 mesi dell'anno sarà sicuramente il periodo migliore per la Vergine. Complimenti alla Vergine, visto che sarà un anno così fortunato per questo segno. Gli altri poi li scopriremo in un'altra puntata, sempre insieme a Francesca Villedipì. Come sempre potete vedere e rivedere questa intervista sul nostro sito xliguria.it.